dell'aria e dell'acqua. L'ENEA è l'ente italiano per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e svolge un ruolo molto importante nel campo della ricerca. In particolar modo la sede dell'ENEA di Portici in provincia di Napoli si occupa della ricerca sulle energie rinnovabili. La foto che vedete qui al mio fianco mostra proprio uno degli impianti fotovoltaici progettati e realizzati nei laboratori campani di questo ente italiano. In effetti la ricerca sulle energie rinnovabili in Italia compete con successo al panorama scientifico mondiale. Questi studi sui pannelli fotovoltaici e sulle tecnologie dei film sottili di silicio che si svolgono nei laboratori dell'ENEA sono focalizzati alla realizzazione e alla diffusione dei moduli fotovoltaici ad alta resa. Un altro settore curato è quello relativo al solare termodinamico. Sentiamo a questo proposito quello che ci dice il dottor Ezio Terzini dell'ENEA di Portici. Lo stato della ricerca in Italia sul fotovoltaico è al passo con il resto del mondo. In questo posto, al centro di ricerca ENEA di Portici, lavoriamo sui film sottili, quindi sulle celle a seggio amorfo, celle microcristalline e policristalline e anche sul fotovoltaico di terza generazione, che sarà a basso costo e a bassa efficienza, ma con un'ottica di utilizzo diversa da quella classica. E quindi possiamo parlare di essere in una posizione di parità internazionale con gli altri centri e sistemi di ricerca internazionale con i quali collaboriamo e discutiamo delle tecnologie. La fruibilità della tecnologia per i cittadini, bisogna fare un distinguo. Sicuramente il film sottile e il silicio cristallino e anche la concentrazione sono tecnologie tutto sommato di mercato. Noi lavoriamo su questi argomenti guardando a un miglioramento dei prodotti, un miglioramento dei processi nell'ottica di migliorare l'efficienza e abbattere i costi della produzione dell'energia da fotovoltaico, ma oggi sono già oggetti disponibili da scaffale, si dice, e quindi non vedo problemi per la fruizione. La convenienza economica a installare un impianto fotovoltaico è ovviamente legato al costo di questa tecnologia. Noi potremmo anche essere competitivi con i costi di produzione di energia standard nei momenti di picco di assorbimento della rete, nei quali il costo di produzione è molto alto. Per aggirare l'ostacolo abbiamo ancora però bisogno di sovvenzioni da parte dello Stato, che ci siano delle politiche di incentivazione. Per l'ambiente il fotovoltaico si può dire che è una tecnologia pulita per eccellenza, non c'è organi in movimento, non c'è emissioni, quindi se noi abbiamo l'obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 per i famosi problemi di effetto serra che ci avviliscono, ci danno delle preoccupazioni per il futuro del nostro pianeta, bene, fra la tecnologia a emissione nulla il fotovoltaico assume una posizione principe. Quindi direi che per l'ambiente diventa un key factor, si può dire. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare dell'argomento della puntata di oggi, si parla di fotovoltaico, ne parliamo con l'onorevole Pecoraro Scanio, grazie per essere qui con noi. Allora, il dottor Terzini parlava della ricerca, io vorrei chiedere a lei a che punto sta la ricerca in Italia? Ma l'Italia ha avuto sempre, sul solare in particolare, una storia di eccellenza, nel senso che noi siamo stati tra i primi e ancora oggi il centro di Portici è estremamente avanzato, per esempio sul termodinamico, il solare cosiddetto del progetto Rubbia a concentrazione, che con degli specchi riesce a produrre un'energia solare utile anche per i grandi utilizzatori, quindi non solo i pannelli fotovoltaici. E il vero problema è che negli ultimi
decenni, potremmo dire, i governi italiani storicamente, nonostante la pressione nostra, degli ambientalisti, dei Verdi, non hanno creduto veramente su questa ricerca del solare, quindi hanno ostacolato. Rubbia è stato costretto dal governo di centrodestra del 2001 ad andarsene all'estero, in Spagna, io l'ho riportato in Italia nel governo di cui facevo parte nel 2006, ma oggi di nuovo la commissione che avevo istituita, da lui presieduta, sul solare termodinamico è stata sostanzialmente abbandonata dal nuovo governo. Quindi c'è un problema, che abbiamo ricercatori di grande qualità, abbiamo questo centro di Portici che è veramente un centro di eccellenza, ma non abbiamo una capacità di credere davvero in questo grande investimento. Eppure l'Italia è un paese che ha grandi cervelli, grande qualità, abbiamo molto sole, quindi saremmo in grado di fare anche una produzione, e abbiamo un sistema industriale, un'industria capace di produrre le tecnologie. Il paradosso è che noi abbiamo rilanciato col nuovo conto energia che io ho fatto nel 2007 il solare fotovoltaico anche in Italia, ci sono molti cittadini che stanno mettendo i pannelli, però noi non abbiamo una vera grande attività industriale che produca i pannelli, quindi importiamo i pannelli fotovoltaici dalla Sharp oppure da altre società americane o giapponesi o tedesche, mentre saremmo assolutamente in grado di produrli. Quindi adesso finalmente, io tra l'altro avevo fatto questo appello agli industriali italiani, stanno iniziando a sorgere industrie italiane che produrranno pannelli fotovoltaici italiani in quantità, alcune ce ne sono, ma la produzione è ancora troppo bassa. A proposito di Carlo Rubbia, c'è ancora questa fuga di cervelli dall'Italia per la poca ricerca? Sì, c'è ancora un problema serio, perché molti giovani che hanno anche una grande qualità, ma non solo i giovani, vanno nei luoghi all'estero dove l'impresa privata investe di più sulla ricerca, dove ci sono meno logiche di baronie per cui si investe sulla ricerca dell'amico dell'amico invece che sulla ricerca che serve al sistema paese, però è vero anche che ci sono elementi di eccellenza, e il centro di Portici che ho visitato recentemente dà proprio questa dimostrazione. Non a caso anche dall'estero vengono a vedere quali sono le novità della ricerca in Italia, sia sul termodinamico, sia sul fotovoltaico a concentrazione che usa molto meno silicio, sia sul cosiddetto film sottile, quindi sui nuovi materiali. Quindi io sono, come dire, fiducioso, e credo che dovremo batterci perché si ritorni a fare ricerca e a investire però sull'innovazione e sul futuro. Grazie onorevole per essere stato con noi. Grazie. Linea a Gianfranco Mascia per Occhio al Web. Ebbene, ci si ritrova oggi in questa rubrica di consigli web, e di questo vi ringrazio per l'attenzione. Un occhio al web, oggi partiamo col sito dell'istituto che abbiamo visitato oggi nella puntata, che è quello dell'Enea, www.enea.it, dove troviamo un dossier che è l'ABC del fotovoltaico. Quanto costano, dove si possono installare e quali siano le agevolazioni per i pannelli solari. Il secondo portale che vi consigliamo è www.casarinnovabile.it, è un portale voluto dal precedente ministro per l'ambiente, l'onorevole Pecoraro Scanio, che è anche il testimonial fisso di questa trasmissione, e su questo portale potete trovare le dinamiche del conto energia con tantissime simulazioni sulla resa degli impianti a seconda della zona di residenza, quindi centro, nord o sud Italia ovviamente hanno una resa differente. Vi ricordo anche che il nostro portale www.madreterra.tv è a vostra disposizione per ogni approfondimento di siti web. Grazie per l'attenzione, e a te la parola, Vittoria. Ed eccoci anche oggi all'appuntamento con il nostro glossario. I due termini utilizzati oggi sono solare termodinamico. Il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia per lo sfruttamento dell'energia solare, per generare energia elettrica dal calore del sole per applicazioni pratiche. Il solare a concentrazione permette di produrre calore a media ed alta temperatura fino a 600 gradi, permettendone l'uso in applicazioni industriali per la generazione di elettricità. Fotovoltaico ibrido: i sistemi solari fotovoltaici ibridi nascono dall'unione di una parte termica pressoché tradizionale e una parte fotovoltaica. I sistemi ibridi permettono, attraverso la conversione diretta dell'energia solare incidente, la produzione simultanea di energia elettrica e di energia termica.
Come di consueto, l'appuntamento con il glossario è quello che termina la puntata di oggi di Madre Terra, ma prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con l'ospite di oggi, il testimonial d'eccezione Jacopo Fo, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.